Siamo con Franco Lupi oggi allo spazio nuovo inaugurato al CONAD. Di cosa si tratta? Allora, si tratta di una sala delle parole, così chiamata. È una sala che in fase di ristrutturazione avvenuta a giugno 2002 abbiamo fortemente voluto. È una sala naturalmente dedicata al nostro interno per motivi di formazione o incontri, riunioni, ma soprattutto è a disposizione di chi la richiede per iniziative culturali, presentazioni libri, sociali o di territorio. Azienda Monaci Templari porta oggi il sommiele allo spazio delle parole, il primo incontro. Avete recentemente trovato ricevuto due importanti riconoscimenti per questo sommiele. Sì, è stata un azzardo perché due anni fa abbiamo vinto con l'olio, l'oro d'Italia, il primo premio di qualità e anche il biologico nel Mediterraneo, poi per importanti premi a Londra e in Canada di medaglie di bronzo, e a Monte Carlo l'alta qualità. E quindi noi è la prima volta che ci lanciamo su concorsi. Ci siamo adoperati poi nello studio un po' anche attraverso Liberezzo Guglielmi, che era un mio caro grande amico, e mi diceva sempre di non toccare troppo la campagna, non rovinarla troppo, lasciare quello che cresce e lasciare il suo ecosistema così com'è, perché la trasformazione dell'ecosistema potrebbe causare danni, quello che sta succedendo adesso oggi nelle fattorie, dove c'è una grossa grande moria di api per svari altri motivi, tra cui la monocultura, perché la multicultura, le piante autoctone sono quelle che poi comunque vengono predilette dalle api. Quindi non è l'ape in sé o l'apicoltore. L'apicoltore fa tanto, l'ape fa tanto, ma soprattutto è il fiore, il nettare, il polline che aiutano il miele. Questo mi è stato spiegato anche in un viaggio in Vietnam e in altri paesi, e anche in Moldavia. Cioè, l'apicoltore, ognuno ha le loro versioni e le loro storie. Da questi ho preso sempre una piccola nozione di informazioni. Io non sono il migliore, sono forse uno dei peggiori apicoltori della zona, però con queste informazioni ho cercato di mantenere la natura intatta, e questo forse ha premiato un incontro, un concorso a Parigi, che è il secondo concorso più importante a livello internazionale dopo Londra, e dove hanno partecipato anche Bali, il Canada, l'Arabia Saudita, tantissime nazioni, e con 800 prodotti, e noi siamo arrivati primi con due prodotti, che poi è lo stesso, mille fiori raccolti in due tempi diversi, e quindi siamo riusciti ad avere il primo premio inaspettato, proprio per questo motivo probabilmente, perché comunque abbiamo fatto gli esami, i valori e via dicendo, e non pensavamo di raggiungere questo livello, però è un miele che piace, e per me l'importante è una cosa, come dicevo prima, io sono l'ultimo degli apicoltori, però se noi continuiamo come apicoltore a promuovere solo il nostro miele nel territorio e ovviamente allevare api in zone comunque contaminate, che questo è un grave danno, poi c'è questa lotta velutina e purtroppo bisogna combatterla con sistemi naturali, però bisogna cercare di fare il possibile, non è autoctona. E nel paese d'origine della velutina ci sono api che combattono le velutine, ecco perché ogni paese non deve essere trasformato. Però se noi continuiamo a promuoverci solo a livello territoriale, il nostro prodotto rimane un ottimo prodotto autoctono ma non conosciuto. E quindi è inutile che noi ci lamentiamo perché questo prodotto non è famoso, non è conosciuto, via dicendo, per il semplice fatto che non viene promosso a livello estero, cioè anche Parigi, Londra, qualsiasi paese, è un paese che fa nome, e se un vince un concorso con una giuria di una notevole importanza, c'era Marc Azan, che è il guru insomma del miele, non sono persone che si espongono magari come giuria, una giuria di persone che non hanno conoscenze, queste sono persone che hanno
è una conoscenza trentennale e capacità e di giudizio altissime. Di conseguenza questo mi ha fatto molto piacere, e per questo che il nostro miele potrebbe essere, ci sono allevatori, apicoltori che hanno un miele straordinario però non è conosciuto, e allora hanno anche fatica a venderlo. Questo che noi dovremmo cambiare sotto questo punto di mentalità. E un apicoltore calabrese mi diceva appunto: io il miele lo vendo grazie a questa mia particolarità di concorsi all'estero. Lui che ha vinto, è stato l'unico che ha vinto una medaglia d'oro a Londra, italiano. Per il resto sono tanti del Medio Oriente, paesi arabi, appunto Bali, Nuova Zelanda soprattutto. Tutti dicono che il miele migliore al mondo è quello della Nuova Zelanda. Non è detto, potrebbe essere anche il nostro, bisogna vedere la qualità, il modo in cui nella stagione viene prodotto il miele.